Ciao a tutti, bentornati qui su Kaiser Reich con la nostra bellissima Bulgaria controllata dallo Sveno, il circolo politico Sveno. Allora, ci siamo fermati qui la scorsa volta, abbiamo appena trasformato l'ennesimo paese in una dittatura. Complimenti a noi. Allora, riprendiamo. Detto questo, ora stavo guardando i focus intanto che caricavo. Questa qui della banca dei fratelli Buclovi. Appena lo Sveno è salito al potere, a quanto pare l'ha bypassato. Bene o male, nel senso, facevano comodo questo più 5% di construction speed sulle industrie civili, ma bene così perché altrimenti avrebbe aumentato le consumer good e ridotto la stability. Quindi ci sta. Bene così. Così possiamo andare direttamente, dopo questo che, National Focus che sta finendo, possiamo andare direttamente a prendere questo. Che riguarda la banca nazionale per ridurre gli effetti del Black Monday. Infatti, qui dice: entreremo la fase finale del recupero economico. Molto veloce è stato, devo dire, in realtà, prendendo questo ramo qui, che dopo 180 giorni dovrebbe completamente rimuovere il Black Monday vero e proprio. Quindi, se è vero che non aiutare la banca dei fratelli ha peggiorato il National Spirit, è anche vero che in questo modo si toglie prima l'effetto. 180 giorni sono 6 mesi, quindi probabilmente i primi di dunque, contando questi 42 giorni, andiamo a finire poi per i primi mesi del 37, il Black Monday. Ce lo salutiamo. Unione Sindacalista Italiana. Allora, adesso dobbiamo concentrarci su un'altra cosa. Questo, esatto, gioco mi legge nei pensieri ed è preoccupante questa cosa. Ovvero la Serbia e la Romania si stanno riarmando. Qualcosa deve essere fatto, più 4 di war support. Se avete seguito le altre serie di Kaiser Reich, come dicevo l'altra puntata, sapete che qui ci sarà una quarta guerra dei Balcani. Esatto, tra chi? Chissà come mai ho messo tutte le truppe su tutti i confini. Noi potremmo avere un sacco di problemi. Infatti, i nostri nemici saranno queste tre nazioni che hanno perso la Grande Guerra e che adesso vorranno venire qui a chiedere indietro le loro terre con gli interessi. Infatti, dovremmo combattere completamente da soli contro Grecia, Serbia e Romania. Che può sembrare. E dice, vabbè, ma la Serbia, la Grecia, dai, quante divisioni ha la Grecia? Quante divisioni ha? 5-13, ne avrà 8 almeno. Questi 6, però tempo al tempo questi crescono, raddoppiano. La Romania, bam, ne avranno almeno 15. Noi 22. Siamo in inferiorità numerica. Siamo in inferiorità numerica, dobbiamo agire d'astuzia. Allora, preparando la nazione, il mio piano è questo. Tra l'altro adesso possiamo sì, appena finito prendiamo subito questo focus qui, Dosing the Powder Keg, la polveriera dei Balcani, dobbiamo cercare di mantenere il controllo, che oltre a darci questo bonus al Division Training Time e alla popolazione reclutabile, dobbiamo prendere altre cose, tra cui questa è essenziale, secondo me. Bisogna contattare Costantinopoli, ovvero l'Impero Ottomano. Perché se non si fa, gli ottomani vi vedono che sono in difficoltà, dicono: ma scusa, ma questi sono in guerra con tutti quanti e voi non volete che ci mangiamo una pezza di torta pure noi, una pezza soprattutto, un pezzo di torta pure noi, e quindi attaccano pure gli ottomani. E già di per sé è difficile così. Se attaccano pure gli ottomani, è ancora più difficile. È possibile, una volta l'avevo fatta, non mi ricordo come, a dire la verità, questo non mi ricordo in che modo l'avevo fatto, forse avevo indietreggiato, non mi ricordo bene, ma con gli ottomani pure in partita è davvero davvero difficile. Allora, fatto questo del Black Monday, andiamo subito questo, Dosing the Powder, ok, perfetto. Poi contattiamo gli ottomani. Si può chiedere il supporto tedesco che però, dunque, ha un costo, se non sbaglio. Loro ci invieranno qualcosa di supporto, per esempio questa divisione che dice qui, guadagna una divisione di fanteria moderna con 7 battaglioni fanteria e 2 artiglieria, però c'è una bella scritta rossa, ovvero riguarda il ramo politico che abbiamo scelto, o meglio, ho scelto di intraprendere. Lo dice qui.
L'opposizione all'influenza austro-tedesca è uno dei pilastri ideologici dello Sveno. Forse, se rifiutassimo qualunque aiuto dal blocco germanico, che sia materiale o di volontari, possiamo trasformare questo pilastro in un nuovo ramo per la Bulgaria. Già, perché ci deve essere da qualche parte, non mi ricordo dove spunta fuori, c'è un ramo nascosto che non si vede, e il requisito è non accettare aiuto né dall'Austria né dalla Germania, che è quello che tenteremo di fare, ok? Mentre, se volete saperlo, ve lo dico in questo momento qui di attesa, i rami politici che vi ho spiegato l'altra volta, ovvero quello democratico e quello monarchico, hanno anche loro dei rami segreti. Quello democratico ha una sorta di possibilità di istituire una federazione, unione di stati balcanici, se tutti quanti vanno più o meno d'accordo, però non è difficile perché comunque questi hanno tutte ideologie diverse, mentre quello monarchico è probabilmente forse quello ancora più difficile di tutti, ha il vantaggio che si può chiedere ovviamente aiuto ai tedeschi, perché comunque Ferdinando è un amicone con il Kaiser, ma il ramo nascosto dei monarchici, con cui si può proclamare il grande impero bulgaro, richiede che si vinca la guerra contro tutti, quindi inclusi anche gli ottomani, entro 150 giorni. Quindi 5 mesi per vincere la guerra. Allora, prima cosa, facciamo la missione a Costantinopoli. Voilà, negotiation begin. Speriamo che tra l'altro vadano a buon fine, perché non sempre vanno a buon fine. Non aggression... se va a buon fine guadagniamo un patto di non aggressione. Allora, qui che cosa possiamo fare? Il destino dei turchi in Bulgaria. Un milione di turchi vivono al di qua, dalla nostra parte. Che cosa ci chiede? L'impero ottomano ci ha presentato una proposta per assicurare la sicurezza dei bulgari, dei turchi di Bulgaria, una sorta di governo territoriale per quanto riguarda la Tracia, presieduto da delegati ottomani, allo stesso tempo riguarda anche i musulmani e un riconoscimento bulgaro del califfato ottomano per quanto riguarda gli affari religiosi. Chiedono un po' tante cose, This can be arranged. Vediamo un pochino. Mi sa che se dobbiamo evitare la guerra dobbiamo accettare. Vai. Vabbè, accettiamo. Almeno questa, accettiamola. Integrazione economica. Lo scambio commerciale tra Bulgaria e Impero Ottomano è limitato per via di ragioni storiche. Dunque, che cosa ci chiedono? Dunque, ci chiedono un interesse per rinnovare un nuovo trattato, una commissione, una volta che la vittoria contro la Romania. Vabbè, accettiamo anche questa. Voglio il trattato di non aggressione con loro, a tutti i costi. Perfetto. Stability più 10. Perfetto. Più 10 di stabilità. Bulgaria completa il focus, voilà, e abbiamo un trattato di non aggressione. Ok, quindi possiamo star sicuri che gli ottomani non ci attaccano. Perfetto. Appeal for German support? No, abbiamo detto. Poi, fra questi due, che sono mutualmente esclusivi, uno mantiene la pressione, mentre l'altro essenzialmente promuove, fa delle promesse post-guerra per quanto riguarda l'autonomia etnica. Facciamo questo. Perché se non sbaglio, per il ramo che ho intenzione di fare, dobbiamo essere piuttosto, come si dice, condolescenti, tranquilli con i territori occupati. Urrà per il Crown Prince! Mica tanto, non siamo poi così monarchici. Quindi, qua siamo a posto. Allora, per difenderci meglio, io farei così. Allora, questa
qui, ecco, possiamo lasciare queste due caselle, per esempio. E stesso discorso per quanto riguarda qua. Questa la possono anche prendere, queste due. Quindi questa può far così. Tanto qua non c'è niente. È vero che poi loro potrebbero essere riforniti in questa casella, potrebbero causarmi problemi. Ma in questo modo c'è una qui e una qui che posso usare. Dunque, questa la riduciamo così. Perfetto. Ci bastano. Vediamo un pochino. 1, 1, 1, 1. Sono... Ah, c'è questa casellina qui. Riusciamo a fare un'altra divisione? Sapete che c'è? Vediamo, controlliamo che non ci sia un National Focus che mi dà divisioni. Mi pare di no. O forse sì, forse questi. Force Concentration. C'è questa qui. Emergency Cons... No, questa. Integrate Okraana to Army Found Formation. Ci dà 3 divisioni di volontari. Allora, facciamo così. Allora, come focus prendiamo. Questa ci dà 3 fabbriche militari. Prenderei questa riduce la stability. No, questa roba qui. No, facciamo quello che ci può servire a breve con la guerra. Stability non è male. 42 giorni, siamo in ottobre. No, prendiamo questo, le dottrine. Ci dà lo sconto sulle dottrine. Va bene così. Qua ok, facciamone una. Quando finisce? 13 gennaio, cacchio, è tardi. E allora facciamo i forti. Così. Ho sbagliato, avrei dovuto farli prima. Almeno un forte lungo la linea serba. Vai. Il patto di Belgrado, ecco i nostri nemici si alleano. Il piano è questo. Le nostre divisioni migliori, che sono queste tre, devono sfondare qui, a Salonicco. Così abbiamo il centro di rifornimento e i 3 alpini tengono la linea. A proposito, 3 alpini. Dai, diamogli 1, 2 e 3 battaglioni e facciamola diventare delle divisioni decenti. Tra l'altro, quante ne abbiamo? Abbiamo 32 come limite di battaglioni. Abbiamo 9, 18, 27. Volendo possiamo mettergliene ancora 5. Promesse di pace, aumenta stability, riduce war support. No. Quindi, per prima cosa, eliminare questa sacca, vogliamo chiamarla così, qui a Tessalonica, Salonicco. Così posso spostare poi questi 3, che sono quelli che spingono, e andrei direttamente a cercare di buttare fuori dalla guerra o la Serbia o la Bulgaria. La Romania, scusate. Perché la Grecia... Qua sono montagne, è vero che qua ci ho messo i montagnini, gli alpini, ma questi, come si fa? Qua come si fa a spingere? No, dobbiamo spingere qui, qua sono colline, pianure, foreste, non il migliore dei terreni, però già un po' più fattibile. Facciamo così, fare un'altra fanteria di linea, plam, plam, qua, vai, force concentration, novembre, prendiamo quest'altro. No, questa devo farla prima, perché se va in guerra viene bypassato. Di solito non dichiarano guerra prima di gennaio, però mai dire mai. Qua, questa ci serve assolutamente, mentre qua miglioriamo l'artiglieria. Assolutamente anche questo, tutto assolutamente. Qua, dai, addestratevi. Abbiamo un po' di command power. Tu, guerrilla, prendilo, vai. Tu invece ti do. Reinforce, recovery. Vai. Recovery rate. Perfetto, tutto ciò che è possibile utilizzare. Qui non c'è niente. Abbiamo suppressive barrage. Perché è vero, quel focus ci aveva dato direttamente la superior firepower, che è la dottrina giusta, visto che siamo in inferiorità numerica e soprattutto di manpower. Dicembre. Niche. Qua basta addestrarsi, perché ho paura che ci dichiarino guerra a breve. E se ci prendono con le brache calate. Eccolo qua. Serbia ci sta già giustificando. Maledetti. Allora, i caccia, quanti ne siamo riusciti a fare? 35, va bene. Raddoppiamo la dimensione di questa Wings. Col prossimo update saranno fisse a 100.
Quindi niente da fare. Diamo il comandino così per prendere il blending. Bzz. Questa qua. Quella ce l'ha. Diamo l'ordine agli aerei. Qua è Grecia, sì. Superiority così, così è già tutto pronto. La flotta! Questa qui. Un incrociatore, CL e così via. Mi sa che non posso passarli qua in mezzo. Non posso passarli, vero? Army Campest? No. Navy Campest? No. Submarine Campest? No. Può passare solo il commercio dei Dardanelli, a meno che non sono alleato con gli ottomani. Quindi questa flotta, Mar Nero e basta, e quell'altra, ok. Tu e questa gliela diamo all'altra. Non è che poi c'è tutta questa differenza, eh. Vai così. Quanto durerà? Niente, durerà. Ci hanno dichiarato guerra subito. Vai, secondo episodio a bombazza. Vai con la guerra. Serbian Blue, to war, defend Bulgaria honor. Difendiamo l'onore della Bulgaria. Radio. Ora, 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 già che questi sono disorganizzati. Ah, non l'hanno chiamato in guerra, maledetti. I forti, ne ho ancora 4 da fare. Non so se riesco a finirli prima della guerra. Prendiamo come tecnologia dicembre. Prendiamo. Andiamo, niente, iniziamo a prendere questa e via. Aspettiamo che ci dichiarano guerra anche gli altri. Guardali come attaccano. L'Austria no, non dobbiamo accettare perché lo sveno no. Controlliamo. Ma se io rubo questa, giusto così per provare a rubarla. Ma se io vado qui. Magari non hanno nessuno perché ho visto che non c'è nessuno. Ecco, questo avrei dovuto prenderla prima. Mannaggia a me. Questo focus se lo fate, prendetelo prima. Prendete prima questo e poi questo. Perché questo me l'ha annullato. Dunque, Division Organization, Division Attack, Land Doctrine Cost. Sì, lui. Roba militare per resistere meglio. Qui dovremmo resistere. Grecia, vai. Salonicco, vai. Tu solo supporto qua. Grazie. No, qua era presidiato, quindi come non detto. Ok. Quindi voi smettetela di attaccare. Vediamo se riusciamo a rubargli questo. Ma se facciamo una cosa brutta, del tipo che questa la faccio diventare cavalleria momentaneamente, così va più veloce. Perché va più veloce, vero? Generale Vazov vuole aiutarci? Dunque, war support, political power. Oppure li facciamo addestrare la prossima generazione. Army experience gain, division training time, division defense. No, questa. Defense on core territory. Ci dà più difesa per un anno. Mi serve più questa. Tanto i generali ce l'ho. Qua, ok. Non è che riusciamo a prendere Pristina? Dico, chiedo per un amico. Chi è che mi aiuta? Ungheria? No, voglio provare a non ricevere aiuti da nessuno. Per quella storia lì prima dello sveno. Ma se vado a Craiova? Così gli rubo il rifornimento. Però sta. No, ho fatto una cagata qua. Ho fatto una stupidaggine. Probabilmente perché sennò poi questa divisione rimane accerchiata. Vabbè, difendiamoci qua. Salonicco. Salonicco, vai. Dobbiamo prendere Salonicco. Tu, giustamente qui fa pena. E allora fai così. Con le divisioni di montagnini vanno bene. Difendiamo. No, tu torna indietro. Perfetto. Questo si difende. Sì. Quanta artiglieria abbiamo da parte? 193. Riusciamo a dare l'artiglieria anche alla fanteria di linea, almeno? Design is too expensive, non ho abbastanza army experience. Bene. E siamo pure sopra. Quant'è il malus? Organization non importa, factor. Il reinforcement è meno 1-1. Cacchio, questo ce l'hanno accerchiato. Ho fatto una cagata, come previsto. Ma vabbè. Ce la facciamo andare. E gli ottomani, una divisione. Accettiamo. Ottomani, Ungheria no, non mi fido, essendo fantoccio austriaco. Come mi rimangio le parole, sembro proprio un politico italiano. Non voglio accettare aiuto dagli stranieri. Ecco appunto, il governo italiano fallisce, cade e poi subito mi rimangio la parola. Qua ho fatto male.
Qua no, dovevo difendere, basta. Devo fare come. Dovevo attenermi al piano, prendere Salonicco e basta, e poi spostare queste. Vabbè, Pristina va bene. Pristina va bene. Soprattutto perché così si riduce il fronte. Se riuscissimo a prendere anche questa qua. Ma questa è una montagna. Questa è una montagna, no good. Vabbè, va bene così. Tanto queste poi adesso viaggiano, vanno a finire qui. Questa divisione qui non c'è modo di aiutarli, vero? No. Ecco. Questa divisione qua doveva rimanere lì. 38-38 qua dovremmo resistere. Ah, perdiamo Costanza. Cacchio, fa freddo, c'è la neve per terra, ma. Ok. Presa. Dai che i greci li abbiamo buttati via. Via, via, dai, 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 ragazzi, dai, ragazzi, dai, ragazzi, dai, 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 dai. Il tempo è essenziale. No, perché vuoi attaccare lì? No, non attaccare lì. Difendi qui. Ok, l'importante è che riescano a difendere qua. Se perdiamo Costanza. Pazienza. Pazienza. L'importante è non perdere divisioni, come ho appena fatto lì sopra. Perché sono stato greedy, sono stato avido. Devo fare le cose con calma. Sun Tzu insegna: se sei in inferiorità numerica, difendi. Allora, qua dovremmo poter difendere. Siamo oltre il fiume. Allora, questi ci ritiriamo. Qua dovremmo poterci difendere di Din. L'importante è non perdere i centri di rifornimento. Ok. A posto. Qua siamo a posto, vero? Sì. Allora, voi. Noi cerchiamo di andare. Dunque, guardiamo un attimo qui. Dovrei prendere Belgrado. Andiamo a Nish. E poi andiamo su così. Gli ottomani arrivano, perfetto. Vai, questi difendono e siamo a posto. Allora, la fanteria di linea, diamogli l'artiglieria e basta. Gli ingegneri, giusto per vedere se abbiamo abbastanza equipaggiamenti, non ci bastano. Mettiamogli l'artiglieria. Voilà, un po' più di soft attack, così facciamo un po' più di male. Li colpiamo più facilmente e dovremmo andare bene. Questi, facciamo un po' di pressione su questa qui. C'è un po' di pressione. Questo ci muoviamo così. 36 qua va benissimo. Qua no, tu vai a Dobrich, non devono andare a Varna. Esatto. Vediamo se riusciamo ad arrivare lì. Pristina è in pericolo, aiutateli. Poi qui a Pristina. Quanto tempo ci vuole qua? Un giorno, qua. Un giorno. Primo che arriva vince un premio. Qua siamo a posto. Qua. Perché ne la smetti? Tu devi andare qui. Stupida intelligenza artificiale dei fronti. Speriamo che col prossimo DLC sia meglio. Vabbè, praticamente si riprendono Pristina. Annulla l'attacco qui. Ok, qua 82. Va bene. Ok. Qua. Vai lì. No, qua ci hanno preso il centro di rifornimento. No, 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 no. Qui, qui, qui. Anzi, una qui, una su. Annullate l'attacco. Forza, boys. Controllare la Grecia tenga. Qua niente. Ho mandato 3 volte il comando lì. Non poteva tenerlo, eh? No. Vabbè. Allora, poi facciamo. Cavalleria, no. No. Infantry equipment. Ne abbiamo? Insomma, questo non potrebbe. Magari non è male. Batterie di montagna. Division Organization. Tower Artillery. Tower. Questo è buono, cacchio, sull'artiglieria. Artiglieria o. Artiglieria, dai. Artiglieria bombazza. Tu vieni qui. Tu che sei di questa armata, quella rumena. Tienili impegnati. Tienili impegnati. Voi dovete andare qui. Annulliamo questi due fronti. Perfetto. E voi anche venite qui. Mannaggia, che c'è da risistemare tutti i fronti così, eh? Perché lì ha dei fronti. È pessima. Qua no, retrocedi. Hanno preso questa casella. Dobbiamo accorciare. Dobbiamo accorciare così. Dobbiamo accorciare così. Qua dovremmo resistere. Perfetto.
Rumeni sono tantissimi rumeni. Se riusciamo a prendere Belgrado, però magari. Il problema not supply connection, no, è perché qua ce l'avevano catturato e quindi la ferrovia deve essere ripristinata. E qua va bene, stanno dilagando un pochino qui. Facciamo così. Abbandoniamo anche Burgas. Mi sa che è il caso. Abbandoniamo anche Burgas. Quest'altro invece dovremmo poterli ricacciare indietro. Vai, 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 che Belgrado è un tiro di schioppo. Perfetto. Non cedete. Qua cos'è successo? Chi è che ha detto di attaccarli? Ah, sono gli ottomani, questo pallino rosso qui. Dai, raga, qua non potete cedere pure questa casellina, però. Perché qui l'abbiamo presa. Belgrado, 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 dai che ci serve Belgrado. E anche questa, perché no? Interwar Artillery. Chi è che non ha ordini? Ah. Sono pochi rifornimenti, no! Dov'è Belgrado? Allora, artillery 37, industria, pompa fuori roba. Qua va bene, qua va bene. Pallino verde, pallino verde, pallino verde. Tu! Spallina verde anche questo. Qua è. Ok, questo dovrebbe riuscire. Andare a Belgrado, no, perché è disorganizzata. Niente, sono riuscito a rinforzare. Niente. Ok, annulla, 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 annulla. Facciamo così, tac, ordine su Belgrado in questo modo. E mi sono dimenticato da bravo scarsone gli aerei. Devo metterli qua, vai. Perché l'avevo mandati lì, che era più importante farlo subito. Riprendiamo questa linea qui. Qua, mannaggia, avendo perso industrie, abbiamo il malus sulle divisioni. Purtroppo non ci possiamo fare granché. Potremmo aumentare la legge di questa qui, in realtà. Qui riusciamo a ricacciarli indietro. Ruse. Qua riusciamo a ricacciarli a Vidin. Perfetto. Dai. Dobbiamo prendere Belgrado, c'è poco da fare. Grecia con Salonicco va in fretta. Forse era meglio attaccare prima la Grecia? Bah, non lo so. La Grecia mi sembra un territorio davvero difficile da poter attaccare. Allora, qui siamo quasi a posto. Vai. Tanto gli diamo un po' di filo da torcere. Ok. Questa attacca qui, che si stanno svenando. Abbiamo un po' di political power. No, mi serve, mi serve, mi serve per fare quella modifica lì. Sì, mi serve per quello. Dai, attaccate qua. Smettetela di attaccarci per un modo. Anzi, fatemi attaccare qua. Dai, 99, abbiamo vinto. Adesso ci attaccano gli altri. Facciamo così, una no. Così. Questa vediamo se riusciamo a 10 giorni. Attacca questa, dai che è una divisione di cavalleria inutile, tu indietro. L'importante è non perdere la nostra capitale. Poi l'abbiamo fatta qua. Quanti vanno su Belgrado? Due. No, tu vai qui. Supportato anche da questa. Eh sì, e abbiamo preso Belgrado. E andiamo che la serie Serbia è andata, la serie. E andiamo, signori, che la Serbia è andata. E ci becchiamo i treni, ci becchiamo l'equipaggiamento da fanteria e tutto quanto. Oh, adesso si inizia a ragionare. Tutti in Romania. Blam. Ho dato direttamente l'ordine così. Grecia per ultima. Sì, dobbiamo farle capitolare tutte e tre. Vai così. Allora. Facciamo Romania prima, ci riprendiamo la nostra zona. Voi vi trasportate a Sofia, queste tre divisioni qui. Con il nuovo DLC sarebbe da dargli la medaglietta. C'è anche da dire che anche le altre si sono divertite e si sono difese piuttosto bene.
Qua, ok, adesso questo dovrebbe salire. Vai così. Spostiamoci e possiamo dire, finiamo questo focus, così finiamo bene, che abbiamo finito in bellezza anche questo episodio. Questa la facciamo retrocedere. Come centro rifornimenti Burgas non è collegato perché è collegato solamente via mare, dobbiamo riprendere Varna. Possiamo fare una cosa. 10 aprile potremmo fare una roba del genere, a parte che qui così, una breve ferrovia per arrivare a questo porto, così da arrivare a questo supply center e poter rifornire meglio le truppe. Allora, voi arrivate a Plovdiv, anzi, dobbiamo attaccare dal basso, così non potete spingere qui. Tu vai qua. Dai che arrivano tutti, adesso dovremmo poter difendere bene. Benissimo, così. Order restored, war propaganda no perché il war support è già alto. Bene, bene, bene. No, no, stai qua, ma dove vai? Fermo lì. Tu vai qui, a posto. Quanto tempo ci vuole? Non penso molto. Noi questi li spostiamo qua e poi avanziamo. Un giorno ed è pronto anche questo National Focus. Queste divisioni alpini qua confine con la Grecia, tanta roba. Molto bene. Mountain Battery fatto. Abbiamo ancora degli ulteriori bonus per la nostra artiglieria. Quindi più breakthrough, più organizzazione. Più tutto a questo punto, come parlo oggi, a questo punto possiamo prendere cavalleria semi-motorizzata. Ma non la sto usando la cavalleria. Quanto siamo come così? Perché questo focus qua ci dà una divisione sperimentale di tank. Non sarebbe male averla. No. Usiamo prima questo. Riduce il costo dell'equipaggiamento da fanteria, perché con i combattimenti che adesso faremo qua in Romania ne consumeremo. Va bene così. Fase 1. L'abbiamo rischiata, eh. L'ho rischiata, eh. Qua ho fatto un erroraccio perdendo quella divisione. Qua ogni divisione conta. E ricordatevelo, basta prendere Belgrado. Presa Belgrado, Serbia si arrende, puff, svanisce, è una grande come dice, è un grande sollievo. Finiamo così in bellezza l'episodio. Ci rivediamo la prossima volta. Grazie a tutti. Ciao.